Dopo 2 mesi a litigare, dopo 2 mesi a tornare a casa a piangere, dopo 2 mesi dove le persone che mi stavano vicino mi dicevano: Carlo non fa per te. Ci stai provando, ma Carlo non è quello giusto. E io dicevo: a me non interessa, se io quando torno a casa sto male, per me Carlo è quello giusto. Non mi sceglierà, ma Carlo è quello giusto. Vado da tua mamma. E me la sono sentita un po' mia, mi sono sentita una persona che mi stava capendo, ho rischiato. Dopo tua mamma entro in studio e ti abbraccio. E è stata una cosa che mi è venuta istintiva, eppure io non ti sentivo ancora mio per il tuo sguardo, una cosa che mi sono portata in questi 2 mesi di quarantena è il tuo sguardo. Ti dico una cosa che ho detto a mia mamma oggi, mio nonno. Mi diceva sempre: quando è che mi porti a casa un ragazzo? E io gli ho detto: nonno, quando lo conosco, te lo porto. E ho detto a mia mamma: sai che Carlo l'avrei volentieri portato a casa da mio nonno? E quindi ti rispondo di sì.